di dare una galleria di esempi di strutture isostatiche e iperstatiche e discuteremo di una classe di strutture che non sono né isostatiche né iperstatiche, sono le strutture che vengono dette labili, che hanno un comportamento meccanico particolare, diciamo, in ambito delle piccole, della teoria delle piccole deformazioni, queste strutture non sono in grado di reggere i carichi applicati. Ci siamo? Si chiamano strutture labili. Quindi, esempi di strutture isostatiche iperstatiche e labili. Vabbè. Allora, vi prego di considerare seriamente gli esercizi che lascerò alla vostra soluzione indipendente, perché è sicuro che nel prossimo esonero ci sarà un esercizio di questo tipo. Vabbè? Quindi cercate di organizzare bene, di capire bene. D'altra parte, sono esercizi che si basano su idee e ragionamenti che avete già fatto nel corso di fisica generale, perché nel corso di fisica generale avete imparato a calcolare risultanti di sistemi di forze, momenti risultanti di sistemi di forze, quindi diciamo, in ultima analisi è un'applicazione un po' avanzata di concetti che avete già dovuto digerire. Allora, cominciamo con l'arco a tre cerniere. Su questa struttura passerò velocemente, perché potete trovare una discussione dettagliata nella lezione videoregistrata per gli ingegneri energetici. Vabbè? Quindi se avete bisogno di maggiori dettagli potete vedere, però provate a capire da soli, vi do le idee di base. Allora, è utile nella classificazione in isostatico ed iperstatico e poi vedremo anche labile, ogni trave che forma la struttura viene trattata come corpo rigido. Questo non significa che le travi sono corpi rigidi. La condizione necessaria di Piola parla delle risultanti e dei momenti risultanti, si dimostra considerando per il minimo dell'energia soltanto spostamenti virtuali rigidi, quindi noi stiamo considerando delle condizioni necessarie all'equilibrio e per queste condizioni necessarie all'equilibrio queste travi possono essere considerate come rigide. Vabbè, non sto dicendo che queste travi sono rigide. Se voi applicate una forza, per esempio qui, questa struttura si deformerà, questa trave si accorcerà, abbiamo discusso delle strutture reticolari, se non c'è nessun carico su quella trave si accorcia soltanto. Quindi, ma quello che succede, però a questo punto può ruotare. In generale, diciamo, questo corpo può ruotare perché a questo punto si può spostare e questa trave, per esempio, si deformerà in un certo modo, così, verificando la condizione
di curvatura nulla, cioè derivata seconda nulla nelle cerniere. Quindi non è che la struttura non si deforma. Vi ricordo sempre l'esempio raccapricciante dello studente condannato a essere squartato. Vabbè? Allora, l'analisi che facciamo è un'analisi che assume bilancio della forza e dei momenti su ogni corpo che costituisce la struttura e tende a verificare la condizione necessaria data dal teorema di Piola. Le reazioni vincolari, se la struttura è isostatica, riescono ad essere determinate dal bilancio della forza e dei momenti. Quindi, per le strutture isostatiche, non dovete studiare le modalità di deformazione dei corpi per stabilire quali sono le reazioni vincolari erogate dagli apparati vincolari fra quelle erogabili. Quindi i sistemi isostatici hanno questa peculiarità: potete determinare le reazioni vincolari senza studiare la deformata, le deformazioni. Vi basta utilizzare la condizione necessaria di Piola, cioè le cosiddette equazioni di bilancio delle forze e dei momenti, le condizioni che sono anche dette condizioni di equilibrio di Eulero. Va bene? Eulero le ha determinate con principi variazionali, quindi diciamo Eulero era nell'ordine di idee che abbiamo accettato. Quello che ora vi chiedo di fare nel dettaglio, descriverò sommariamente come dovete farlo, è quello di stabilire che un arco a tre cerniere è un sistema isostatico. Con un'avvertenza, dovete supporre che le due travi non abbiano asse parallelo, perché se l'asse delle due travi è parallelo, allora questa struttura non è più isostatica, non è iperstatica. Quindi capiremo che dobbiamo, per classificare una generica struttura, dobbiamo introdurre un nuovo concetto che è quello di struttura labile. Va bene? Allora cominciamo a impostare il problema per l'arco a tre cerniere. Allora, di corpi che costituiscono l'arco a tre cerniere ce ne sono tre. C'è la cerniera interna, poi c'è la trave T1, c'è la trave T2 e noi dobbiamo scrivere le equazioni di bilancio della forza e dei momenti per ognuno dei tre corpi che costituisce questa struttura. Per quanto, questo è un ragionamento che abbiamo già fatto, lo ripetiamo, per quanto riguarda la cerniera, se integrata per parti, vede delle coppie scambiate con la trave T1 o T2 nulle. La coppia che T1 esercita sulla cerniera o la coppia che la cerniera esercita sulla trave T2 è zero. Abbiamo oramai fatto mille volte l'integrazione per parti. Se sono permesse tutte le rotazioni della sezione terminale connessa dalla cerniera, allora la grandezza duale, cioè la coppia, deve essere nulla. Quindi, se volete il bilancio della coppia, quali sono le coppie applicate alla cerniera? 0 che è la coppia applicata da T2 alla cerniera, 0 che è la coppia applicata da T1 alla cerniera, più
eventualmente una coppia esterna concentrata sulla cerniera, la somma di queste tre coppie applicate deve essere zero. Quindi per avere un sistema bilanciato deve essere nulla la coppia applicata a una cerniera. Una cerniera non può vedere coppie non nulle concentrate su di lei. È un corpo particolare, è un corpo che per essere in equilibrio non può vedere coppie concentrate. Quindi in realtà, per quanto riguarda il corpo centrale, la cerniera interna, noi dobbiamo scrivere soltanto la legge di bilancio delle forze. Allora, ora facciamo la zoomata su questo corpo. Su questo corpo è applicata una forza concentrata T doppio. Quale altre forze sono applicate a questa cerniera eventualmente? C'è la forza applicata dalla trave T1 sulla cerniera e la forza applicata dalla trave T2 sulla cerniera. Dobbiamo fare attenzione ai segni per introdurre le caratteristiche di sollecitazione. Quindi per comodità, per cominciare a ragionare, consideriamo la scissa S1 e la scissa S2 crescenti così. Vabbè? Di modo che il vettore T1 in 0 è la forza che 0 più esercita sul lato 0 meno, cioè la forza che T1 esercita sulla cerniera. In generale T1 è una freccia qualsiasi. Ci siamo? T2 di 0 analogamente è la forza che la trave esercita sulla cerniera. Ok? Quindi la condizione di equilibrio è data da T più T1 0 più T2 0 uguale 0. Ovviamente dovete fare attenzione qualora la scissa curvilinea sia stata scelta in modo da arrivare sulla cerniera vedendola sul lato delle ascisse crescenti. Dovrete cambiare opportunamente i segni. Ci siamo? Una cerniera è un vincolo che eroga reazioni vincolari, ma da questo ragionamento che abbiamo fatto capiamo subito che l'azione che la cerniera interna esercita sulla trave T1 è meno T1 0 per il principio di azione e reazione. Quindi se chiamiamo R cerniera 1 la reazione vincolare che la cerniera interna esercita sulla trave 1, T1 0 è uguale a meno questa reazione vincolare. Analogamente, meno R cerniera 2 è uguale a T2, T è la forza concentrata, questa è la legge di bilancio della forza sulla cerniera avendo considerato le reazioni vincolari. Ci siamo? Perché ci serve questa espressione? Perché ora prendiamo la trave T1. La trave T1 vede cosa? Le forze esterne attive che sono applicate su di lei. Queste forze esterne attive che sono applicate su di lei, se uno sceglie un polo, scegliamolo dove sta la seconda cerniera, quella esterna, quindi il polo lo mettiamo qui,
possiamo scegliere, visto che sono due corpi diversi, due poli diversi, uno per la trave T1 e uno per la trave T2, questo lo possiamo fare. Allora, abbiamo scelto il polo O1, calcoliamo la risultante delle forze esterne attive e il momento risultante delle forze esterne attive relativamente al polo O1. Ci siamo? Quindi delle forze esterne attive abbiamo calcolato la risultante e il momento risultante. Ci siamo? Su questa trave ci possono essere forze per unità di linea? No, ci possono essere forze concentrate in più punti. Dovete calcolare la risultante e il momento risultante. Nella legge di bilancio della forza avrete la risultante delle forze esterne attive più la forza che la cerniera C esercita sulla trave 1, che abbiamo chiamato RC1, più la forza che la cerniera in O1 esercita sulla trave, quindi è una forza RO1. Questa è un'altra reazione vincolare. Ci siamo? È la forza che la cerniera in O1 esercita sulla trave 1. La risultante di queste forze, di tutte queste forze, deve essere 0. Ovviamente abbiamo da calcolare anche il momento, riscrivo qui, ridisegno la trave T1, ho preso il polo O1, il momento di RO1 è 0 perché la cerniera esercita un'azione in un posto sulla sezione 1. Ho scelto il polo in O1, il braccio è nullo. Ci siamo? Quindi nella legge di bilancio scrivo il momento delle forze esterne attive rispetto al polo O1, poi più, se chiamo e con 1 il versore dell'asse della trave 1, avrò L E con 1 vettore RC1, che è il momento della forza che la cerniera esercita la cerniera interna esercita sulla trave, e basta, perché il momento di RO1 rispetto a O1 fa 0. Vabbè. Allora, siccome L1 è un vettore nel piano, RC1 è un vettore nel piano, questo è un vettore lungo E3, la normale esterna al piano della lavagna, quindi questa è un'equazione scalare. Queste sono due equazioni scalari. Quindi il bilancio della forza e dei momenti per la trave 1 vi porta tre equazioni scalari. La legge di bilancio della forza per la cerniera interna vi porta due equazioni scalari. Rivedete il ragionamento per la trave T2, scrivete altre tre equazioni scalari, avete la bellezza di 8 equazioni scalari. Quali sono le incognite? Le incognite sono RC1, RC2, RO1, RO2, che sono 4 vettori che hanno 8 componenti scalari. Quindi, almeno in linea di principio,
avete una qualche speranza, avendo scritto 8 equazioni in 8 incognite, di poter avere una e una sola soluzione. Allora, notate che voi potete chiamare le componenti di queste, di questi vettori in ordine x1, x2, x3 e di queste. Questi sono tutti vettori, quindi tutte forze risultanti, quindi avete x1, x2 fino a x8. Quindi quello che dovete fare, dovete prendere insieme delle componenti dei vettori, quindi potete chiamare x1, x2 le componenti di questo vettore, x3, x4 le componenti di quest'altro, x5, x6 le componenti di questo altro, poi avrete il vettore RO2, cioè la risultante delle azioni, reazioni vincolari applicate dalla cerniera in O2 sulla trave T2, e avete x7, x8. Prendete queste 8 incognite e riscrivete le equazioni in termini di queste incognite. Ci siamo? Ecco, questo è un lavoro che dovete fare, perché altrimenti non capirete la teoria in generale. La teoria in generale la capirete solo se riuscirete ad applicarla a un certo numero di casi particolari. La matrice dei coefficienti A moltiplicata riga per colonna, la colonna delle incognite x, deve essere uguale a una colonna di termini noti B. I termini noti B sono dati dai momenti delle forze esterne attive sulla trave 1, le risultanti delle forze esterne sulla trave 1, il momento esterno sulla trave 2 e la risultante esterna sulla trave 2 appariranno qui nella colonna B. Allora, questo è un sistema di 8 equazioni in 8 incognite. Ammette un'unica soluzione solo se il determinante della matrice A è diverso da 0. Ci siamo? Ovviamente voi potrete scoprire che questo sistema ammette una e una sola soluzione operando banali sostituzioni, perché le equazioni non sono complicate e le variabili non appaiono in tutte le equazioni. Ci siamo? I matematici dicono che la matrice A è sparsa, cioè piena di zeri, per cui il sistema si riesce a risolvere a mano, ma non è quello che vi sto chiedendo di fare. Io sto chiedendo di riformulare un problema difficile in termini generali, cioè in termini che voi potete utilizzare per risolvere un sistema di 2 milioni di equazioni in 2 milioni di incognite, usando un algoritmo di calcolo, perché nessuno può risolvere a mano 2 milioni di equazioni in 2 milioni di incognite. Se invece insegnate al calcolatore un algoritmo per trovare il rango di una matrice, quello si mette e dopo un po' vi dice qual è il rango di quella matrice. Verificate la condizione di Roucher-Capelli di compatibilità e sapete se le soluzioni esistono. Poi applicate l'altro teorema di Roucher-Capelli e trovate quante soluzioni ci sono, se ci sono. Quindi alla fine arrivate al risultato, anche se il numero di incognite sono, può essere molto elevato. Ci siamo? Nel caso in oggetto, cosa scoprirete? Scoprirete che se E1 non è parallelo ad E2, cioè se i versori delle due travi non sono paralleli, il rango della matrice A è 8. E quindi questo sistema ammette una e una sola soluzione. Ci siamo? E quindi
siete sicuri che il sistema è isostatico. Cosa succede? Così capiamo, cominciamo a capire che cosa intendiamo per sistema labile prima di dare la definizione. Cosa succede nel caso degenere nel quale la struttura è un arco ribassato? Allora, quello che vi invito a fare è la cosa seguente. Immaginate concentrata nella cerniera al centro di questa struttura, la cerniera interna, una forza verticale. Va bene? E ripetete i ragionamenti che vi ho sommariamente mostrati. Va bene? Scoprirete che per questa azione esterna non esistono reazioni vincolari erogabili che bilanciano la forza esterna attiva. Se assumete ovviamente che questa struttura rimanga rigida o rimanga in regime di piccole deformazioni, cioè se potete scrivere la legge di bilancio della forza dei momenti sulla configurazione di confronto. Quello che succede ovviamente è che se prendete un arco a tre cerniere ribassato, applicate una forza in mezzeria e lui è soggetto a grandi deformazioni e diventa un arco non ribassato, nel senso che le due travi non hanno più l'asse rettilineo. Il discorso qual è? È che uno spostamento del genere non è un piccolo spostamento, non è uno spostamento che si ottiene linearizzando tutte le misure di deformazione. Quindi tutta la teoria che abbiamo sviluppata non si applica per studiare la deformazione di un arco ribassato per raggiungere la sua posizione di equilibrio. Da un punto di vista matematico, quando avete fatto un'ipotesi sbagliata, la matematica subito vi dice non c'è soluzione. Quando tentate di trovare una soluzione sulla base di ipotesi infondate, quella, la matematica che ragiona sempre, vi dice si problema mal posto, non c'è soluzione. Stai tentando di prendere un arco ribassato, cioè applichi una forza in mezzeria, pretendi che la struttura sia in equilibrio vicino alla configurazione di confronto e non si può fare nessuna soluzione. Allora, se voi avete progettato un arco ribassato e i vincoli hanno efficacia solo per piccoli spostamenti, applicate una forza verticale e quella si rompe. Se invece sapete che questo oggetto andrà incontro a grandi deformazioni, farete in modo di avere vincoli che sono efficaci anche in regime di grandi deformazioni e ripiomberete nel caso dell'arco non ribassato. Ci siamo? Quindi non è che l'arco ribassato è una degenerazione matematica di poco interesse nella pratica ingegneristica. È di grande interesse nella pratica ingegneristica, perché se tentate di progettare un arco ribassato, la struttura è soggetta a grandi deformazioni e tutta la teoria che applicate abbastanza ciecamente, se non ve ne rendete conto, non è applicabile. Quindi il vostro modello matematico non vi prevede il comportamento di una tale struttura. Ci siamo?
Quindi uno deve imparare a capire se una struttura non è isostatica e non è iperstatica. Perché per queste strutture la teoria delle piccole deformazioni, sulla quale abbiamo basato tutti i nostri ragionamenti, non è applicabile. Quindi dobbiamo per forza introdurre teorie più complicate. L'atteggiamento utilizzato nella pratica ingegneristica fino a tutt'oggi è quello di evitare di avere a che fare con strutture labili. Perché la teoria delle grandi deformazioni non è sufficientemente sviluppata da poterci dare delle risposte affidabili. Allora, cosa succede quindi per le strutture labili? Definizione formale. Fatelo il conto, scrivete la matrice dei coefficienti, scrivete la legge di bilancio della forza e dei momenti nel caso dell'arco ribassato, per scoprire che questo sistema non è compatibile, nel senso che quando scrivete la colonna dei termini noti relativi all'arco ribassato, questo sistema non ammette soluzioni. Ci siamo? Questa è una cosa utile, è un esercizio di grande importanza che vi invito a fare. Allora, una struttura si dice isostatica o iperstatica quando per ogni sigma esterno attivo esiste un sigma esterno reattivo. Non ci metto il punto esclamativo e non dico che ce ne sono infinito a K, quindi sto considerando un'unica formula che include sia il caso isostatico che il caso iperstatico. Esiste non significa che ce n'è una o non significa che ce ne sono infinite, esistono, esiste almeno una, quindi per ogni sistema di forze esterne attive esiste una reazione vincolare tale che sigma esterno attivo unito sigma esterno reattivo è bilanciato. Va bene? Ci siamo? Questo significa che il sistema o è isostatico o è iperstatico. Come si nega un'affermazione con quantificatori universali ed esistenziali? Questo non è un concetto di logica matematica moderna. Ci sono testi del III secolo a.C. nel quale lo studio delle idee di base del calcolo dei predicati, della logica fondamentale, è presentata in maniera molto chiara. Io ho trovato un libro di liceo di mio nonno del 1906, liceo classico, nel quale è insegnato come si nega un'affermazione di questo tipo. Quindi questo non è un concetto di matematica ipermoderna che il professor Dell'Isola, essendo frustrato perché lui voleva fare il matematico, vuole imporre a dei poveri ragazzi che vogliono fare delle cose pratiche ingegneristiche, diciamo. Questa idea è un'idea che è stata ritenuta nella riforma Ricasoli, Casati-Ricasoli, fatta subito dopo l'Unità d'Italia, come bagaglio culturale di uno studente al liceo classico, 15 anni. No,
voi direte che mi sto rincoglionendo, è vero, però diciamo io vorrei fare battaglie d'avanguardia, cioè vorrei combattere per discutere di metodi numerici avanzati che non si insegnano all'università e che io in un delirio di onnipotenza vi voglio insegnare. Fare una battaglia per negare un'affermazione del genere usando il calcolo dei predicati mi sembra una battaglia di retroguardia. Stiamo cercando di non precipitare nel Medioevo, questo è tutto. Tra l'altro nel Medioevo, essendo la logica nelle prime pagine dei libri greci, nel Medioevo tutti quelli che studiavano matematica poi si fermavano là, ma discutevano in maniera forsennata della logica, per cui Duns Scoto discute delle idee fondamentali del calcolo dei predicati. Cioè, diciamo che l'affermazione tutti gli uomini hanno due occhi si nega dicendo esiste un uomo che ha che non ha due occhi, questa cosa si è saputa ininterrottamente anche durante tutto il Medioevo. Quando ho partecipato alle prove d'ammissione alla facoltà di ingegneria ho scoperto che gli studenti non sanno negare in ingresso, non sanno negare le affermazioni. In ogni piazza di Roma c'è una fontana. Solitamente gli studenti negano questa affermazione dicendo che in nessuna piazza di Roma ci sono fontane. La negazione è: esiste una piazza di Roma nella quale non c'è una fontana. Allora, io spero che ora state pensando che sono uno un po' rincoglionito e che sto dicendo cose inutili che voi capite perfettamente. Con questa speranza andiamo avanti. Negare questa affermazione significa che esiste una sigma esterna attiva tale che per ogni sigma esterna reattiva erogabile questo sistema non è bilanciato. Questo significa negare che il sistema è isostatico o iperstatico. Una struttura per la quale questa affermazione è vera si chiama labile. Quindi, se per dimostrare che è una struttura isostatica voi dovete prendere tutte le azioni esterne, scrivere le leggi di bilancio della forza dei momenti e per tutte le azioni esterne trovare le reazioni vincolari che le bilanciano, per dimostrare che una struttura è iperstatica dovete prendere tutte le azioni esterne e dovete trovare sempre infinito a K le azioni vincolari erogabili che bilanciano quelle azioni esterne, per dimostrare che una struttura è labile vi basta trovare un'azione esterna che non è bilanciabile e avete finito. Quindi, se per dimostrare che quest'arco è isostatico dovete risolvere il sistema dato dalle leggi di bilancio delle forze e dei momenti per la generica distribuzione di forze esterne attive e dovete trovare sempre le reazioni vincolari, va bene? Per dimostrare che questa struttura qua è labile, vi basta esibire una azione esterna attiva, non bilanciabile dalle reazioni vincolari e avete finito. Ci siamo? Il discorso è chiuso. Va bene? Allora, qual è, da un punto di vista delle applicazioni nella ingegneria delle strutture, cosa fa una struttura
iperstatica. Una struttura iperstatica risponde, è capace di rispondere con infinito AK, reazioni vincolari, alle azioni esterne attive. Quindi, se volete, ha una capacità di resistere alle azioni esterne attive sovrabbondante. Invece una povera struttura isostatica, fra le reazioni vincolari erogabili, riesce a trovare solo una che bilancia un dato sistema di forze esterne attive. Ovviamente l'insieme di reazioni vincolari che rispondono a questa forza esterna attiva è una certa determinazione delle reazioni vincolari. Se le reazioni esterne, se le azioni esterne attive sono date da un'altra distribuzione di forze, per esempio quest'altra, le reazioni vincolari effettivamente erogate sono diverse. Mi date le azioni esterne attive, vi trovo l'unica scelta di reazioni vincolari che bilanciano quella distribuzione di forze esterne attive. Dovete prendere le incognite X e dovete risolvere questa equazione. Nel primo caso avete una colonna di termini noti B con 1 e troverete una soluzione. Nel secondo caso avete un'altra colonna di termini noti B con 2 e troverete un'altra soluzione. Una struttura è isostatica quando per ogni azione esterna attiva ce n'è esattamente una di reazione vincolare erogabile, scelta insieme di reazioni vincolari erogabili che bilanciano le azioni esterne attive. La struttura è iperstatica quando per ogni azione esterna attiva esistono infinito a K reazioni vincolari erogabili che la bilanciano, e la struttura è labile quando potete scegliere una certa B stellato per la quale questo sistema è incompatibile e quindi non ci sono soluzioni e non ci sono reazioni vincolari che bilanciano le azioni esterne attive. Va bene? Allora, ora facciamo una galleria di esempi, diamo un insieme di esempi che voi dovrete tentare di fare. Va bene? Vi avviso, il prossimo esonero si avvicina. E nel prossimo esonero ci sarà da studiare con le leggi di bilancio delle forze e dei momenti una certa struttura per caratterizzarla. Ovviamente non vi darò strutture super complicate che richiedono un'enormità di calcoli. Vabbè? Quindi vi invito a fare i conti per un certo numero di esempi, quelli che stanno nel libro di esercizi e quelli che ora vi propongo. Allora, vedete un po' questo esercizio, questo sembra niente, ma ha un certo numero di trabocchetti. Allora, innanzitutto le azioni esterne attive sono date da una distribuzione di forze che è una forza di mobilità di linea, ma questa distribuzione di forze non è costante. La formula è questa, B trasversa uguale B0S diviso L, la scissa è S, la luce è L. Vabbè?
Allora, questo è un esercizio semplice che voi potete studiare con l'equazione della linea elastica. Vabbè? È un esercizio molto istruttivo. Ora vi dico cosa dovete fare e quali risultati dovete ottenere, di modo che da questo esercizio voi possiate alla fine trarre gli insegnamenti necessari per affrontare un'ampia classe di esercizi. Allora, facciamo lo schema di corpo libero per tentare di classificare questa struttura. C'ho la trave, la forza esterna, eccola qua, attiva. La disegno così. Ovviamente sto usando il metodo preistorico, quello della riga e del compasso. Questi conti si facevano su carta millimetrata facendo i disegni e calcolando le risultanti con metodi geometrici, ma diciamo questa è una cosa utile per cominciare a capire cosa stiamo facendo. Poi ora farò, ovviamente scriverò, traccerò delle frecce. Per esempio, traccio la freccia X con 1, che è la reazione vincolare erogata da questo carrello. Allora, questo carrello quale reazione vincolare può erogare? Qual è l'insieme delle reazioni vincolari erogabili da quel carrello? Questo carrello permette traslazioni assiali e rotazioni, quindi eroga forza assiale nulla e coppia nulla. L'unica cosa che lui poverino può erogare è una forza trasversa. Ora, no, vi prego, non mi dite perché ho disegnato X con 1 verticale. Professore, chi le ha detto che la reazione verticale è verso l'alto? Nessuno. Questa reazione vincolare è incognita, quindi non posso disegnare quanto vale. Io sto semplicemente indicando l'insieme delle reazioni vincolari erogabile. Sto dicendo che dammi la variabile x con 1 reale, che può essere positiva o negativa, ed è positiva se la freccia è verso sopra e quindi sarà negativa se la freccia è verso sotto. Va bene? Quindi con questo simbolo, con questa freccia, con queste macchie sulla lavagna, sto dicendo che il carrello può erogare una reazione vincolare soltanto verticale e che l'intensità di questa reazione vincolare è incognita e l'ho chiamata X con 1. Ci siamo? Poi ho l'incastro in 0, quindi l'incastro in 0 eroga una reazione vincolare che ha componente Y2 e X2, va bene? Che ho scelto positive in maniera coerente usando la base adattata all'asse della trave. E poi l'incastro eroga la coppia M1. Quindi le incognite reazioni vincolari sono X1, X2, Y2 e M1. Questo è il vettore delle incognite. Allora, quello che vi invito a fare, vi invito a determinare le leggi di bilancio della forza e dei momenti nelle quali appaiono queste quattro incognite reazioni vincolari. Vabbè? Ok. Allora, X1
1 più x2 più l'integrale fra 0 ed L di b0 s su L in s uguale a 0 è la legge di bilancio della forza nella direzione verticale. Spero che sappiate calcolarsi integrale. Vabbè. Poi y2 più 0 più 0 uguale a 0 è la legge di bilancio della forza nella direzione assiale. Poi devo scrivere la legge di bilancio per i momenti. Devo decidere dove voglio mettere il polo. Allora, per fare fuori due forze su tre, mi conviene mettere il polo qua. Ho sentito dire da qualche vostro collega che il momento di x, il braccio di x1 vede 0, poi x2 vede questo polo. Non so di cosa si sta parlando. Per ogni corpo scegliete un polo, inchiodatevi su quello e fate i conti solo rispetto a quello. Fine della discussione. Allora, il braccio di x2 e y2 è 0. Ovviamente m1 c'ha un momento rispetto al polo 0, perché m1 è la coppia, è la parte di azioni che hanno momento indipendente dal polo. Ci siamo? Quindi abbiamo m1 più m1 è 3, perché il momento ha una direzione fuori dal piano. Poi dovete fare integrale fra 0 ed L di S e 1, che è questo vettore, vettore B0 S su L e 2 integrale in DS. Poi ci dovete aggiungere il braccio di L1 che è L e 1 vettore x1 per E2. La somma di questi addendi deve fare 0. Questa è la legge di bilancio dei momenti. Va bene? Allora, una cosa che mi è stata chiesta ripetutamente, cioè, ma come M1 ha momento rispetto al polo 0? Sì, perché vi ricordo che la sezione terminale è per questo. Ho parlato per ore e ore di modelli, non è che ho fatto la filosofia della scienza della modellistica matematica solo per dare sfoggio di cultura, è perché voi dovete capire che in questo modello matematico ce lo siamo scordato che la sezione ha uno spessore, però una sezione, se fate qua la zoomata, può ben vedere questa azione. L'incastro può esercitare un'azione sulla sezione terminale così? E questa azione ha un momento indipendente dal polo, perché è una coppia. E nel bilancio dei momenti questo signore deve entrare. Quindi non è che vi ho parlato delle idee fondamentali della modellistica matematica e vi ho citato tante volte Sesto Empirico solo per fare sfoggio di cultura, ma anche
perché voi dovete capire che un modello matematico si applica con limiti e approssimazioni. La forma della trave è descritta da una curva e vi potete dimenticare dello spessore della sezione, ma l'azione dell'incastro sulla trave non si può dimenticare completamente dello spessore della sezione e in particolare di questo braccio, perché altrimenti non riuscite a distinguere una corda da una trave. Nessuno regge orizzontale una corda tenendola da un'estremità. Se invece prendete una trave, riuscite a reggerla orizzontale tenendo un'estremità. Fateci caso, per tenere questa penna orizzontale io devo applicare una coppia, cioè devo prenderla con due dita, una da sopra e una da sotto, e se la prendo con un dito solo non ce la faccio a reggerla. Nel modello matematico di Olero questa circostanza è tenuta in conto accettando il fatto che l'incastro eroga coppie, cioè una distribuzione di forze che ha momento indipendente dal polo. Una forza applicata nel polo non ha momenti, ma una coppia applicata nel polo ha momenti. Ci siamo? Benissimo. Allora, mi resta da calcolare questo integrale. È uno vettore e due fa e tre, quindi qui otterrete un vettore lungo e 3, quindi questa relazione diventa una relazione scalare, il fattore di 3 uguale 0, quindi alla fine avete 4 incognite, 3 equazioni, questo sistema si avvia a diventare un sistema iperstatico, una volta iperstatico, dovete studiare il rango della matrice, dovete capire . Allora, perché dalla legge di bilancio della forza e dei momenti non riuscite a determinare tutte le reazioni vincolari? Allora, c'è una ragione matematica chiara. La condizione di Piola è una condizione necessaria, ma non è sufficiente. Cosa manca nella condizione del teorema di Piola? Cosa manca? Quale aspetto fenomenologico non è considerato nelle sole leggi di bilancio della forza e del momento? La deformabilità. Come si deforma questa trave sotto l'azione delle forze esterne? Queste leggi di bilancio della forza e dei momenti non lo possono sapere. Dove stanno le rigidezze flessionali e estensionali? E al taglio? Cioè questa trave è fatta d'acciaio, di cartone, d'alluminio aeronautico, di legno. Queste equazioni non sono in grado di distinguere travi fatte da materiali diversi. Allora, voi che vi aspettate? Che questo carrello eroghi una forza verticale che è la stessa se la trave è fatta d'alluminio, di acciaio o di cartone?
È evidente che se questa trave è più rigida succede qualcosa e se questa trave è meno rigida succede qualche altra cosa. Quindi, per determinare le reazioni vincolari, cioè per capire come la struttura risponde alle azioni esterne attive, voi dovete inventare un modello matematico più sofisticato di quello di Eulero, legge di bilancio della forza e dei momenti. Dovete, di Eulero prima versione, Eulero corpo rigido, dovete introdurre almeno il modello seconda versione di Eulero, trave deformabile. Non è un caso che tutte queste idee siano venute in testa di Eulero una in fila all'altra in successione. Ma voi il metodo per risolvere completamente questo problema ce l'avete già. Scrivete l'equazione della linea elastica. Supponiamo, non ci sono difficoltà se la trave è deformabile al taglio. Cominciamo a supporre di avere una trave indeformabile al taglio. Avete Km un secondo secondo meno Bt di S uguale 0. Fatelo questo conticino. Allora, questa equazione è un'equazione del quarto ordine che voi riuscite a risolvere molto semplicemente, soprattutto se Km è costante. Allora, prendete questa BT, la mettete qua dentro, fate quattro integrazioni, trovate il campo U di S. Come trovate le quattro costanti di integrazione? U di 0 è uguale a 0, U' di 0 è uguale a 0, U di L è uguale a 0 e U' di L è uguale a 0. Fate tutti i conti. Questa cerniera eroga coppia nulla, cioè U' di L fa 0. Km lo supponiamo costante, ma in ogni caso se Km è diverso da 0, in L otteniamo U' di L uguale a 0. U di L uguale a 0 perché il carrello impedisce le traslazioni verticali, l'incastro impedisce le rotazioni e impedisce le traslazioni. Questa è un'equazione del quarto ordine. Le quattro costanti le trovate. Troverete U di S, soluzione di quel problema. U di S cos'è? È lo spostamento trasverso. Quindi nel momento in cui avete la funzione U di S sapete dire come si è deformata la trave, punto per punto. Y2 è uguale a 0, lo trovate subito perché io ora ho scritto solo le equazioni trasverse, ma voi potete anche scrivere Km Kn W' uguale 0, primo uguale 0, ci siamo? Che è l'equazione assiale. Quali sono i dati al bordo per W? W di 0, 0 e W di L arbitrario, quindi W' 0. Quindi avete, scriviamolo come si deve, W di 0 uguale a 0, W' di L uguale a 0. Km W' primo uguale a 0 significa
KNW primo, tutto funzione di S, uguale costante, ma questa costante è zero, perché in L questa signora è zero, quindi avete che W primo di S è uguale a zero, cioè la funzione W è costante, ma in zero è zero, quindi questa struttura scarica assialmente, non ha spostamenti assiali, ed è una cosa che ci aspettavamo, e quindi deduciamo che y2 è uguale a 0, perché chi è y2? È kmw primo in L, che è 0. Abbiamo cominciato a capire che l'equazione della linea elastica, permettendo la determinazione completa del campo di spostamenti, in particolare ci dice come agiscono i vincoli sulla trave. Ci siamo? Quindi questa equazione che abbiamo verificato con altri metodi la cancelliamo, e cancelliamo pure l'equazione per W. Ora non la scrivo, lascio a voi il conto. Avete trovato UDS? T in L cos'è? L'ho cancellato, ma mi sembra che era x con 1. L'azione che il carrello esercita sulla trave in L di taglio, la forza di taglio che il carrello esercita sulla trave in L, la reazione vincolare x con 1 è proprio uguale alla caratteristica di sollecitazione TDL, ma la caratteristica di sollecitazione TDL dall'equazione della linea elastica è meno Km un secondo tutto primo. Io conosco U, so fare le derivate terze di U, calcolo x1. E quanto varrà M1? M1 è la coppia che l'incastro esercita sulla trave, quindi è meno M1 è uguale a meno M calcolato in 0. M di 0 chi è? E Km un secondo. X2, e qui ci sono crisi isteriche solitamente, è uguale a meno T0. Cioè, perché meno? Come? Quella di sopra c'è più e ora c'è meno. T0 è la forza che la trave esercita sull'incastro. X2 è la trave che l'incastro esercita sulla trave. Quindi T0 sarà Km meno Km un secondo tutto primo calcolato in 0 col segno meno, e avete trovato x2. Il modello della trave deformabile è un modello più ricco dello schema di corpo rigido che Olero inizialmente aveva elaborato. Questo modello di corpo deformabile, anche nel regime di piccole deformazioni, vi permette di determinare
tutte le reazioni vincolari. C'è una differenza fra come applicate questo metodo a una struttura isostatica o a una struttura iperstatica? Non c'è nessuna differenza. Il metodo basato sullo studio delle deformate di tutte le travi che formano le strutture, quindi brevemente l'applicazione del cosiddetto metodo della deformata, è un metodo che vi permette di determinare tutte le reazioni vincolari. Ovviamente dovete risolvere il problema completo della deformazione della struttura. Se applicate le condizioni necessarie di Piola, se siete fortunati e la struttura è isostatica, dalla legge di bilancio della forza e dei momenti trovate tutte le reazioni vincolari. Se siete sfortunati, trovate delle utili relazioni fra le reazioni vincolari, ma non riuscite a determinarle tutte in maniera univoca. Quindi non trovate le reazioni effettivamente erogate. Restringete l'insieme da quelle erogabili a un sottoinsieme, l'insieme delle soluzioni delle leggi di bilancio della forza e dei momenti. Ma non le trovate tutte le relazioni che vi servono e non caratterizzate univocamente le reazioni vincolari. Allora, sono andato nel dettaglio, con questo stesso dettaglio ora vi do altri due esercizi che voi dovete risolvere classificando la struttura in isostatico, iperstatico o labile dalla definizione e determinando le reazioni vincolari per quelle isostatiche dalle leggi di bilancio della forza e dei momenti e per quelle iperstatiche con il metodo della deformata. È chiaro? Allora, cominciamo a considerare questa struttura. Ora vi posso dare un esercizio semplicissimo che, se non avete capito le idee fondamentali del modello che stiamo discutendo, vi può causare gravi problemi. Io che faccio? Applico una coppia non alla cerniera, ma alla sezione dal lato a sinistra della cerniera. C'ho una coppia concentrata lì. Quindi ho due travi incastrate e incastrate, queste travi sono connesse da una cerniera interna e poi un diavolo va nella sezione terminale e va a applicare una coppia concentrata. Non l'ho applicata alla cerniera, che abbiamo appena detto che non sono applicabili coppie concentrate alla cerniera, l'ho applicata alla sezione a destra. Allora, ovviamente classificare questa struttura in isostatica o iperstatica, quali siano le forze esterne, non conta nulla. Ci siamo? Però io vi chiedo di determinare le reazioni vincolari e per trovare le reazioni vincolari importa sapere, è necessario sapere come sono fatte le azioni esterne. Questo è un tipico esercizio da esame. Perché? Conti pochissimi, ragionamenti tanti. Se applicate le formule senza aver capito niente, vi fate male. Male, molto male.
vi fate veramente male. Se invece avete capito, con mezz'oretta di ragionamenti riuscite a uscirne vivi. Ovviamente chi si impicca con ragionamenti sbagliati dirà che questo non è un esercizio praticamente di interesse nella pratica ingegneristica. Questo, diciamo, è una cosa inevitabile. Siamo rassegnati a questo. Questo è un altro esercizio cattivo, di quelli sanguinosi. Diciamo, ma come? È uno di quelli da geometri? Ci applico una coppia distribuita che dipende linearmente con S. Quindi ho mu di S uguale mu 0 S diviso L. Va bene? Fate attenzione quando calcolate la reazione vincolare qui e qui. In particolare non fate stupidaggini quando calcolate le forze di taglio. Pensateci bene prima di calcolare le forze di taglio, eh? Poi, per non far offendere nessuno, uno dice, ma come? Studi solo problemi nei quali le travi non si allungano mai? E allora, prendiamo una struttura fatta così. Non facciamo cose particolarmente cattive, nel senso che l'angolo è pi greco mezzi. Vabbè? E applicate una coppia concentrata qui, in mezzeria. Questo è un altro di quegli esercizi che se vi mettete d'impegno riuscite a trasformarlo in un inferno di conti. E che se ragionate con calma diventa una cosa semplicissima. Allora, per tutti questi esercizi dovete scrivere lo schema di corpo libero, tutte le reazioni vincolari erogabili, le leggi di bilancio delle forze e dei momenti, dovete dire se isostatico, iperstatico o labile. Ci siamo? Poi, per determinare le reazioni vincolari, se è isostatico, vi fermate, le avete trovate. Se invece il sistema è iperstatico, dovete scrivere le equazioni della linea elastica e dovete trovare tutti gli spostamenti. Introducendo le caratteristiche di sollecitazione, trovate le reazioni vincolari. Va bene? Ok.